Guarda, sei al chilometro non le utilizzerei, ma solo perché ci sono delle altre scarpe che girano meglio. Stavo ascoltando la canzone della famiglia Adams, però purtroppo per questioni di copyright non la posso utilizzare. Non è facile collegare il valore di una cosa con il suo prezzo, però al tempo stesso, nel mondo in cui le scarpe sono aumentate negli ultimi 5 anni di almeno il 30%, sappiate che queste rincontre vi permettono di avere sicuramente, lo dico con cognizione di causa, il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Queste scarpe, le rincontre della Oca, hanno un loro perché, ma per capirlo partiamo come al solito dalle specifiche. Sono comunque scarpe da 215 grammi di peso, drop 5, 33 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede. Hanno una struttura metarocker, struttura che permette comunque di avere un drop, tra virgolette, diverso rispetto a quello che invece viene visualizzato sulle scarpe tradizionali. Rispetto al modello precedente ci sono veramente pochissime modifiche, ma queste modifiche hanno cambiato in maniera abbastanza importante il comportamento nella corsa e quindi, secondo me, vale la pena raccontarla in maniera sintetica. E dal recensore a cui vengono chieste su Instagram mille domande, la domanda fondamentale è Rincon 2 o Rincon 3 e soprattutto quale rotazione in casa Oca. Nella parte successiva di questo video Andrea ce lo racconterà in dettaglio. Dal mio punto di vista, sicuramente meglio la versione nuova, anche perché offre questa versione piccole modifiche che però dal punto di vista del podista amatore potrebbero in effetti avere una valenza supplementare migliore rispetto a quella del modello precedente. Numero 1, questa scarpa pesa solamente 215 grammi, tra l'altro scritto pure sulla parte dell'intersuola, mentre sulla versione precedente non era assolutamente scritto. La ragione principale perché questo è successo è semplicemente perché a livello della tomaia è una tomaia in monostrato, tomaia che quindi consente di correre comunque velocemente, di avere un bloccaggio del piede abbastanza importante, ma al tempo stesso di avere una leggerezza, come si suol dire, unica e inequivocabile. E la parte relativa alla suola è praticamente minimizzata al punto tale che la gomma presente sul battistrada è veramente limitata. Sappiate però che il ruolo di ammortizzazione viene lasciato all'intersuola, mentre la suola è solamente presente dal punto di vista estetico. E questa è in effetti una verità sconvolgente, verità però che ovviamente nei 215 grammi di peso rappresenta un trade-off rispetto a scarpe più ammortizzate, magari meno veloci, ma sicuramente che hanno un battistrada che si rovina meno rapidamente. Numero 2, senza giochi di parole, questa Rincon 3 è sicuramente, tra virgolette, più veloce della versione 2, ma soprattutto è migliorato l'appoggio per i tallonatori che con la costruzione a nido di rondine già presente sia sulle Carbon X2 sia sulle Mach 4, vi permetterà di appoggiare con il tallone in maniera abbastanza semplice e sicuramente più stabile. Io e Andrea abbiamo una storia d'amore con queste scarpe e in effetti sarebbe davvero amorevole se vi iscriveste al canale per permettervi di guardare ulteriori recensioni relative a scarpe, a tecnologia. Tra l'altro nei prossimi giorni ce ne saranno diverse altre, cosa che vi permetterà in effetti di capire al meglio come correre e soprattutto quali scarpe scegliere. Oh Andrea, mi sembra di averti già visto a Livigno con queste scarpe. Tra l'altro io ho la scatola originale delle Rincon 1, scatola che ho tenuto per dimostrare che comunque è una delle scarpe che mi sono sempre di più piaciute. Tu cosa ne pensi invece di queste Rincon 3? Io non ho tenuto le scatole, non tengo quasi mai le scatole delle scarpe, anzi no, le butto via perché mi occupano spazio. Le uso per la raccolta della carta. Posso dire scarpa che vince e non si cambia. Poche migliorie in pochi punti per questa nuova Rincon 3. Per di più adesso l'ho già vista in vendita. È cambiata sicuramente la linguetta, l'hanno fatta molto più racing per una scarpa 2, secondo me è stata un'ottima scelta, non dà problemi. Battistrada un attimino più di gomma di quella che è du più durevole, per il resto mi sa che anche lei si smangiucchierà come la 2.
Andrea, secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Sappiamo che io e te siamo podisti amatori evoluti, ma comunque alleniamo, siamo a confronto con anche podisti, diciamo tra virgolette, normali. Non bisogna farle critica a Max, che dopo se la prende. Le scarpe le testiamo più o meno a tutti i ritmi. Credo anche quando facciamo il riscaldamento corriamo sopra i 5 al chilometro. Il problema grosso potrebbe essere la meccanica di corsa, ma anche lì io e Max siamo due atleti un po' diversi. Io corro tanto di avampiede, Max un po' più, diciamo, normale. Sicuramente non talloniamo, però ripeto, quando facciamo corsa lenta o riscaldamenti riusciamo ad apprezzarla anche ad altri ritmi, le scarpe. Dicevo, questa qua, la Rincon, è una scarpa adatta a chi corre di avampiede. A chi piace correre di avampiede è adattissima. È un po' meno adatta ai tallonatori seriali, perché potrebbe portare qualche affaticamento ai polpacci. E secondo te a quali ritmi le utilizzeresti? Questa è una scarpa che io la utilizzerei quasi a tutti i ritmi, non le utilizzerei sulle mie ripetute, diciamo, lunghe, tipo sui 3000 io non le utilizzerei, ma perché giro a 3 al chilometro, ho bisogno di qualcosa di ancora un pochino più reattivo, ma dai 3,15 in su io le utilizzerei. Tant'è che questa qua è una scarpa che io chiamo la Round, perché comunque per far ritmo, ripeto, ha un altissimo range dai 3,15 ai 5 al chilometro, perché comunque anche per fare i lenti sono molto comode, sono leggere ma molto protettive, diciamo. Le utilizzeresti anche, non tu, ma diciamo un atleta normale a 6 al chilometro? 6 al chilometro non le utilizzerei, ma solo perché ci sono delle altre scarpe che girano meglio, più protettive ancora, tipo mi viene in mente la Clifton, sicuramente a 6 al chilometro lavora meglio, anche perché dubito che a 6 al chilometro corriamo di avampiede, quindi andiamo con una Clifton, anche se i miei assolutismi l'ultima volta hanno creato un po' di malumore. Invece per quanto riguarda il peso del podista amatore, da che range le suggeriresti? Ma guarda, sono scarpe per atleti leggeri, medio leggeri direi, pesanti non le farei usare, perché comunque le rischiano di sfondarsi abbastanza velocemente. Anche lì andrei su una Clifton per uno che pesucchia, a meno che deve fare roba poco voluminosa sotto i 15 km. Cosa ne pensi della tomaia di questa scarpa? Guarda, tomaia praticamente identica a quella della Rincon 2, cambiata solamente un po' tanto la linguetta, è diventata, l'hanno fatta come la Pegasus 37, la prima versione, mentre la Rincon 2 aveva come la seconda versione della Pegasus 37, quindi un pochino più imbottita. La linguetta della Pegasus 37 a qualcuno aveva dato problemi, questa qua non sembra darne, perché è comunque un pochino più morbida, molto racing. La faccio vedere, Max, diventata molto fine, molto vellutata. Invece Andrea, a livello di intersuola cosa ne dici? Secondo te questa scarpa ti fa, tra virgolette, andare veloce? No, l'intersuola è rimasta praticamente la stessa della Rincon 2, e anche lì scarpa che vince non si cambia, quindi non so su cosa l'avrei migliorata, quindi sono contento che sia rimasta la stessa. Andrea, per quali distanze le utilizzeresti? Ecco, questo secondo me è il loro punto di forza. Quando devo fare i lunghi maratona o comunque dei lunghi che voglio fare svelti, questa è la scarpa che scelgo sempre, perché è vero che voglio la scarpa protettiva per fare i lunghi, però vorrei una scarpa reattiva per fare i lunghi, quelli svelti, e cavolo, l'unica scarpa che secondo me è sia reattiva che protettiva al punto giusto per me è questa Rincon, quindi davvero mi ci trovo da Dio per fare i lunghi. Ho visto correre tra l'altro qualche tuo allievo a 4,30 il medio, e quindi mi sembrava che comunque questa scarpa andasse bene anche a, diciamo, persone tra virgolette normali. È una scarpa che va bene per tutti quelli che corrono di avampiede o che vogliono correre di avampiede o che vogliono spingere con l'avampiede. A qualcuno dei miei ho consigliato la Mach 4, perché questa qua è un po' più avampiedista, mentre la Mach 4 è una scarpa un po' più rilassata per chi corre un pochino più di tallone. Tra l'altro avevamo fatto comunque il confronto tra Rincon 2 e Mach 4. Ti volevo chiedere, a livello di battistrada che cosa è cambiato, e secondo te, lo stavi dicendo prima,
qual è la durata di questa scarpa in assoluto e soprattutto del battistrada. Ma battistrada sicuramente hanno messo un pochino più di gomma dura, di gomma che si consuma di meno nell'avampiede. Secondo me il battistrada durerà relativamente poco come nelle due, però è una scarpa che si riesce tranquillamente a portare a 600-700 km. Poi devo dire che io sono uno di quelli che le consumo davvero di più di tutte. Dopo Max fa il primo piano sulle mie due, che non avevano neanche 600 km, ma erano distrutte malamente. Secondo te, ce l'hanno chiesto in tantissimi, quale potrebbe essere la rotazione per un podista amatore principiante e invece quale potrebbe essere la rotazione per un podista amatore evoluto in casa Hoka? Scarpe da gara abbiamo la Rocket X e la Carbon X, e secondo me la Carbon X è per gare un pochino più lunghe, mentre la Rocket X è per gare un pochino più corte e quindi un pochino più veloci. Mentre la scarpa da corsa media abbiamo sia la Mach 4 che la Rincon, che sono praticamente simili, ma una, ripeto, è scarpa più da amatore che non corre di avampiede, mentre la Rincon è una scarpa per chi deve spingere un po' di più. E poi abbiamo le scarpe da lento, che sono o la Clifton o la Bondi, ma qua va in base al peso. Direi di stare sempre sulla Clifton, che è la scarpa per tutti, non per gli oversize. E quindi non utilizzeresti la Rincon 3 per fare i lenti? Guarda, io la uso per fare i lenti, ma non sempre. Se devo fare qualcosa di veloce, o magari cioè un lento svelto, o te l'ho detto, i lunghi maratona, allora uso io la Rincon, ma per correre a 4-3,50. Sopra andrei comunque con una Clifton. E secondo te quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Beh, uno dei pregi è comunque il prezzo contenuto, costa 120 di listino. Beh, il pregio è comunque una scarpa di quelle che non ti costringe a correre di avampiede, ma ti favorisce. Gli avampiedisti si trovano sempre bene con questa scarpa. Mi hanno detto in effetti che vorresti essere sponsorizzato dalla Red Bull, perché comunque sei un po' stanchino. Io voglio essere sponsorizzato dalla Red Bull e poi mi metto a fare i salti con la motoretta. Secondo te ci sono dei difetti? L'anellino per mettere sulla scarpa, che secondo me dura da Natale a Santo Stefano. Quello della Rincon 2, che io poi non usavo come anellino per metterle su, perché le tengo belle larghe, era molto più tosto. Aspetta che te lo prendo, ma tanto dopo farai i video. Era molto più tosto e molto più saldo. Diciamo che questa Rincon 3 ha quell'anellino lì, è un'evoluzione a perderlo nella Rincon 4, secondo me. E a livello di battistrada dici che comunque resta un punto di debolezza? Punto di debolezza, se è sempre lì, l'abbiamo sempre detto, della Rincon 1, si disintegrano nel battistrada, ma poi fondamentalmente non lo senti quando corri. L'unica cosa che senti è quando si perde il pezzettino di gomma qua nel tallone, quello lì lo perdi verso i 600 km. Per il resto comunque ha un ottimo grip, anche se si leviga in quella maniera oscena. E ci sono secondo te dei miglioramenti che suggeriresti ad Hoka per il modello 4? Ci metterei... cioè leverei tutta questa parte qua di battistrada senza gomma dura e farei tutta gomma un po' più dura. Credo che comunque il peso davvero vari di pochissimi grammi e quindi ne vale la pena. Non so come dirti, uno compra una scarpa e la disintegra in quella maniera lì, non è che ci rimanga troppo bene. Sì, diciamo che dal punto di vista estetico non fa davvero piacere, soprattutto alle mogli. Ah, guarda, io non ho la moglie, quindi sto a posto. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Stay strong e keep running. Ciao, alla prossima, buone corse.